Un etto di prosciutto, grazie. Mentre al supermercato si fa la fila dal salumiere col proprio numerino in mano, alla nuova sede del coordinamento Clubs Cesena non è poi andata diversamente. La campagna abbonamenti al ruggito c'è una nuova storia da scrivere insieme ha fatto il botto. In appena 4 ore e mezza, con apertura anticipata dei botteghini per la numerosa folla bianconera accorsa, sono stati rinnovati ben 245 posti all'Orogel Stadium Dino Manuzzi. Tutti in fila quindi, scanditi dalla marcia imposta dalla lavagna luminosa per l'Andy Rivieni, tra chi felice usciva con la tessera in mano e chi entrava con la gioia di rinnovare il patto d'amore col nuovo Cesena. Il primo abbonato è stato Ivan Bartolini, da tanti anni tifoso e inguaribile romantico che nonostante la discesa in Serie D non ha rinunciato alla propria fede. La prima fase, quella delle prelazioni per i vecchi abbonati, terminerà il 6 settembre, poi via la libera vendita. I gruppi organizzati della Curva Mare hanno garantito nuovamente il proprio sostegno con un comunicato ufficiale. L'obiettivo per la campagna, che ha come frontman De Feudis e Biondini in stile anni 70, è quello di arrivare ai 4-5 mila abbonati e come Santino al coordinamento c'è anche un certo Emiliano Salvetti.